corridoio. Ciao Valentina, che fai? Stiamo dentro un ospedale abbandonato. Ma sei pazza? Ma sì, cosa vuoi che succede? Almeno sei con qualcuno. Certo, sono con Mark. Aspetta. Oh no. Che c'è? Ha perso Mark. Si sarà allontanato. Tu non capisci, era proprio attaccato a questo corridoio e disegnava con la bomboletta spray. Avrà finito. No, qui c'è la bomboletta a terra e il disegno non è ancora finito. Non era lei. Hai ragione. Ma sentite, un rumore metallico può venire dalla porta in fondo al corridoio. Ma sei scema, scappa! Non abbandonerò mai, Marco. Sei incorreggibile. Stai attenta e avvertimi subito. Io ci sono. Ok, grazie mille. Mi avvicino. Allora? Simone, aiutami, sono subito corsa via. Che è successo? C'era Mark, l'ha andato con delle corde sotto il disegno di un cerchio. Lo volevano uccidere. Il rumore metallico che sentivo era quello di un'ascia. Vogliono spappolarlo. Aiuta! Io ho chiamato la polizia, tra 15 minuti sono lì. Tu esci dalla prima porta che trovi. Ok. Accavala. Che c'è? La porta da cui sono entrato è chiusa. Ok, provane un'altra. Sono tutte chiuse e non in più sento dei passi avvicinarsi dal corridoio. Nasconditi. Sono entrata nella prima porta a sinistra. La polizia sta arrivando. È uno di loro, quelli dell'esorcismo. Lo riconosco, ha montato la lunga rossa e l'incappicciata. Stai calma, dietro l'armadio. Sto usando il cellulare. Mi stanno arrivando delle notifiche. Simona, come fai a sapere che sono dietro in armadio? L'ho dedotto. Sicuro? Non sei di quella? Per niente. Di solito in ogni stanza di un ospedale c'è un armadio. Mi sentite? Si sta avvicinando? Valentina! Valentina offline. Ciao Simone e Marco. Ciao Simone. Marco, Valentina è lì con te. Non ho più. Ho finto di essere legato. Ma la mia vera vittima era Valentina. Se non la posso avere io, non avrà nessuno. So quello che provava per te. Non lo sopportavo. Lo raggiungerai molto presto. Uno dei miei amichetti è già probabilmente dietro di te. Simone offline.